Mi sento come se fossi caduto dall'ultimo piano di un grattacielo. Non so in quale altro posto del mondo lo Stato ti dice: ti ho mangiato i soldi. Siamo a marzo del 2016 e la Grecia cerca di tenere il ritmo del terzo memorandum, la terza serie di misure di austerità che dal 2010 i paesi creditori hanno imposto allo Stato e al paese. I pensionati sono i primi a farne le spese. Dal 2010, dal momento cioè in cui la Grecia ha firmato il primo piano di austerità voluto dai creditori, sono stati applicati ben 11 tagli consecutivi alle pensioni, che sono diminuite fino al 50%. Oggi gli anziani vivono in media con 650 euro al mese e in caso venisse applicata un'ulteriore riduzione, la dodicesima, così come previsto, sarà come tagliare la vita stessa dei pensionati. Dimitris Stratulis è stato ministro delle assicurazioni sociali nel primo governo guidato da Alexis Tsipras. Dopo che, nell'estate 2015, il governo greco, in ottemperanza agli accordi presi con i negoziatori europei, ha chiesto nuovi sacrifici ai cittadini, Stratulis, che non approvava questa decisione, ha lasciato il partito del premier. Sisra, insieme ad altri 25 parlamentari, ne ha fondato uno nuovo, chiamato Unità Popolare. Su 18 paesi europei, la Grecia è uno dei tre con le pensioni più basse. E quel che è peggio, a causa delle misure di austerità insopportabili che sono state imposte negli ultimi 6 anni, è triplicata la disoccupazione, mentre il 52% della popolazione vive esclusivamente grazie alla pensione degli anziani, da cui ogni famiglia dipende. Allora si capisce come la pensione diventi la fonte di sostentamento principale per un gran numero di nuclei familiari. Questa situazione ha conseguenze drammatiche per i pensionati di quasi ogni settore. Ioannis, come tutti i pompieri, in pensione è andato presto, attorno ai 50 anni, e ha ancora tante spese da affrontare. Avevo la mia pensione greca di allora, adesso prendo quasi 150 euro in meno. Prima del 2010 avevo chiesto un prestito alla banca, come fanno quasi tutti, per poter costruire una casa. Ho 2 figli e abbiamo ridotto le spese al minimo, ma facciamo davvero fatica a sopravvivere. Siamo fortunati perché viviamo in campagna e abbiamo un orto. Se vivessimo in città sarebbe impossibile arrivare alla fine del mese. Tosso aschima, e olos mas. Sono proprio al limite della sopravvivenza. Rispetto al 2010, la mia pensione si è ridotta del 30%. Questa instabilità mi fa temere che la pensione di oggi, domani forse non ci sarà più, o diventerà una specie di sussidio. Mi sento come un mendicante e questo mi ferisce. I miei figli sono andati all'estero per lavorare. Mia moglie e io facciamo fatica a vivere con dignità. Il governo greco è sotto pressione. Si trova ad affrontare una rivolta popolare. Penso che se metterà ai voti la nuova legge che prevede questi ulteriori tagli alle pensioni, non otterrà la maggioranza. Ma questa situazione porterà con sé altra incertezza, con il rischio di una caduta del governo. Tsipras non è stato sincero con i greci che lo hanno votato. Prima delle elezioni di gennaio 2015 aveva promesso che avrebbe negoziato con i creditori e annullato le misure da loro imposte. La Grecia non può andare avanti se non rompe il nodo gordiano di questi piani di austerità. Il 2015 è stato un anno devastante. Tutto è crollato dentro di me. Ci hanno raccontato delle favole e noi le abbiamo credute. Com'è possibile sopravvivere in un paese dove lo Stato sa solo esigere tasse senza offrire nulla? Mi sento vittima di un'ingiustizia. Ogni anno abbiamo regolarmente pagato le nostre imposte e lo Stato ha sprecato i nostri soldi. Sono molto arrabbiato. Mi hanno tolto la speranza, anche di sperare.
την ελπίδα να ελπίζω.